Prosegue senza sosta il lavoro delle forze dell'ordine che hanno indubbiamente concentrato la loro attenzione nelle zone calde di Arezzo. L'ultimo arresto siglato dai carabinieri risale a poche ore fa. Dopo i recenti arresti del 21 di agosto, tre cittadini nigeriani e di mercoledì 23 agosto, i militari hanno portato a termine un'altra attività nel parco del Pionta. È stato arrestato un cittadino nigeriano di 29 anni, residente in Valdichiana, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, a seguito di un controllo, è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di marijuana suddivisa in dosi e di denaro contante chiaro provento di spaccio. Intanto nella zona di Saione abbiamo voluto capire se la percezione di sicurezza è aumentata oppure no, dopo i fatti del 13 di agosto e dopo una serie di iniziative per riappropriarsi di questa fetta di città. Si sta in un quartiere presidiato e non è bello. Non è bello perché in un quartiere dove ci sono polizia, carabinieri di continuo non è un bel vedere, non dà, diciamo, l'idea di una tranquillità. Sicuramente con quello che c'è in giro saranno di meno, però appena, diciamo, la morsa si allenta, quindi bisogna un attimino colpire duramente dove è veramente il problema. Sono un paio di giorni che, anche, diciamo, grazie al grande impegno da parte delle forze dell'ordine, comunque c'è apparentemente più sicurezza, ci sono anche comunque meno situazioni ad alta tensione, specialmente causate dalle persone di colore, e sembra che qualcosa stia cambiando. Dopo, certo, è una settimana ancora un po' presto per dirlo, però speriamo bene. Alcune cose sono cambiate, sicuramente la presenza, per così dire, dei residenti non comunitari è leggermente inferiore, e questo può essere contingente da una serie di situazioni che magari non dipendono dall'ordinanza in sé. Ho visto che c'è un pochino più di manutenzione nel campo di Marte, quindi avendo sistemato un pochino meglio le aiuole, quelli che erano diventati dei bagni a cielo aperto adesso sono stati scardinati, per così dire, quindi sicuramente la situazione è meglio. E per il resto, ecco, non credo che si possa pensare di risolvere una situazione in questo modo semplicemente rifacendo un po' il campettino di Marte o aumentando leggermente la presenza di chi, insomma, vigila in questa zona.